Eccoci qua, rieccoci per continuare la nostra avventura con Zelda. Zelda, esatto. E no, riprendiamo di nuovo il assolutamente dungeon. No, me ne vado immediatamente. Dobbiamo il gioco un attimo... consiste nel finire 10 volte lo stesso dungeon. Esatto. È un loop eterno. Qua non ma mi adesso piace. Domanda. Ah, perché c'è il adesso il boomerang, quindi c'ho il boomerang, un par de utilissimo boomerang. Utilissimo boomerang. Però c'hai 4 cuori. Cioè un 4 cuori fa la differenza. Esatto, cos'era la mina, una bomba? Ah, 8, c'era una bomba. Altro dobbiamo anche cominciare a usare, a sprecare un po' quelle bombe lì. Via, via. Ma tra l'altro chissà dove dobbiamo andare, direzione allora zero, ora dobbiamo un attimo ah, che scatole, me li dimentico sempre questi infamoni, nessuno se li ricorda mai, sono fatti apposta per essere dimenticati. Sì, vabbè, compaiono lì beatamente proprio giusto per far infervorare sottoterra, giocatore a tradimento. Ma io direi di andare a prendere la candela. Ti ricordi che la c'era candela. Il negozio? Ah, è vero, adesso la potremmo anche comprare, costava 60. Sì, possiamo acquistare la candela dal prete. Ok, vediamo solamente se riesco a acquisire magari un cuoricino. Eccolo qui. Chiedi e ti sarà dato, ragazzi. Facciamo gli esosi? Ci interrompiamo qua o ammazza pure questi qua? Tanto c'è lo scudo. Vabbè, l'hai immobilizzato. Uccidilo. 68. Boh. Non c'è stato niente. Vediamo. Era qui sotto? Di qua a sinistra. Di sotto? Andiamo sotto. Sotto e sinistra, mi sembra. Perché ci arrivi da qualsiasi... Allora... Andiamo a trovare il nostro amico prete. Che sì, bisogna solamente ricordarsi ora un attimo. Era a sinistra, mi sembra, Ecco. Era a sinistra. Maledetto. Ma come se la va io con un chalas proprio? Dice, sì, va bene, ti ho colpito, ma me ne vado. Codardo. Vegliardo, bugiardo. Ok. Io non... È a sinistra, ricordo. Io me la ricordo, me lo ricordo. Devo io. Andare più a sinistra. Sì, se, io... se lo ricorda Locke, ragazzi, io siamo non... a posto. Così come quel famoso muro dove ci doveva essere una bomba. Una crepa. Mi fa sprecare le bombe, sudate, faticate. No, sai, a sinistra te lo dico io. Quando vedo una cosa, basta. Comunque, ragazzi, stiamo migliorando, stiamo migliorando. Vecchio, ma stiamo vedo migliorando. Che non ne stai sbagliando una, aspetta a dirlo. Eccolo lì il negozio, i sexy shop. Ok, sexy shop, eccoti. Ah, immobilizzati due. Vabbè, cuore grazie. E... 73, come Nintendo 73. Famosissimo Nintendo 73. 60. Esatto. Allora, quindi io mi metto qua. E abbiamo la candela. Abemus candelas. E quindi che è latino adesso... in spagnolo. Adesso il menu. Ma la candela lì. La candela. Non so quando servirà, ma ce l'abbiamo adesso. Metti proviamo qui a vedere un attimo. Cioè se io schiaccio X. Aspetta un momento. Non solo fa luce, ma brucia anche gli alberi. Ci sono dei punti, se non ricordo male. Però me l'ha fatto solo una volta, adesso non me lo fa più. Perché? Ah sì? Prova a uscire. Cosa? Magari va... No. A uscire. Sono sparita la candela. Ah, ok. Solo una per scenario. Esatto. Prova adesso? Sì. Riprova ancora? No. Una per scenario. Quindi magari... io se adesso rivado di qua... Però ho paura che dopo pure questo mi... Ecco, vedi? Me l'ho rifatto. Okay, una volta basta. Per scenario. Ok. Quindi io al momento la toglierei. Esatto, perché costa un patrimonio quella candela lì. Allora, selezioniamo il nostro bene amato boomerang e io scenderei verso il basso, mi ispira al basso. Sì. Tra l'altro mi sembra, ti interrompo, che quella candela lì servirà in un punto in cui dovevamo dare fuoco a un albero per passare. Ok. Non mi ricordo caspita, dove. Era veramente comunque ben ragionato. Beh sì, poi se pensi che non c'era niente caspita, a confronto. Caspita, ma è difficile. Stiamo in massacro. Ah, però aspetta. Grande. Ma usa il boomerang che puoi immobilizzare? O forse sono immuni? Vabbè, li ho sterminati, dai. Ma sono fortissimo, ma bastava un cuore in più per renderci così forti. È la psicologia. Esatto, il sapere che c'è quel cuore in più. Ho quel cuore. Ecco, tra l'altro non possiamo neanche passare dietro. Zona inutile, morte, dolore. Via. Tra l'altro, adesso un po' di cocchina. Ok. Di cochina bibite diciamo la casa sì. No, noi non promuoviamo sostanze strane né marche, perché questa potrebbe essere una qualsiasi tipologia di marca. Ma questa è la famosa Gypsy Cola, la famosissima Gypsy Cola. Ti abbatterò, brutto criminale schifoso.
perché te la metto qua sopra al registratore. Tutte le ma console. Dici di attraversare il ponticello? Eh no, abbiamo attraversato quel ponticello lì, ma non so se è un nuovo, ma proviamo. Non vorrei che tipo sia una zona troppo in là, ma se non rischi non è. Ok, io chi non risica non rosica. Avrò il mio metodo per accopparlo, vediamo se funziona. Lascialo stare, hai tutti i cuori? Sì. Basta. Abona. Sempre redarguito dal mio compagno. Ah, se non lo tengo in riga questo qua, io guarda che... è cattivo ragazzi. Questi ragazzi qua di oggi non ascoltano. Tra l'altro quel mostro nobile di sangue blu è più forte. Sì. C'è lo scudo? No. Entriamo? Vai. Ma non c'era la vecchia qua? La vecchia. Ah sì? Madonna. Ah, siamo già passati qua. E tu? Ma dici che se la picchio? Prova a darle fuoco. È così, giusto? Non è che adesso è a casa, dovete andare tipo a dar fuoco alla vostra nonna. Ma chi non dà fuoco alle persone? No. Basta. E se non so perché ho avuto anche l'insana, malsana idea di... Ah sì, ma si prova tutto, sai no? Quando hai giochi punta e clicca, spirito di Zelda a provare a casa. Esatto, quei famosi, non so se hai mai giocato i Broken Sword, i Monkey Island. Sì, sì, ecco, sì, Day of Tentacle. Che tu a un certo punto incominci a fare le cose a caso no? Non riesci a capire. Un po' perché non sapevi l'inglese ai tempi. E quindi andavi un po' di improvvisazione. Ma allora, vediamo un po'. Maledetto, intanto è riuscito a colpirti lo stesso togliendoti la Kamehameha. Maledetto. Però noi riacquistiamo. Noi ritorniamo, ragazzi. No? Andiamo un po', esploriamo un po', che vuoi vedere qualcosa di nuovo. Allora, portami, verso nuovi orizzonti. Esatto. Mamma mia, sono forti. Sti nuovi orizzonti non mi piacciono per niente. Orizzonti meglio sono stare molto aggressivi. A casina bella, tranquilli. Allora, intanto sto lago qua. Ah, un'altra grotta. Bene, 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 bene. Le grotte, ci piacciono le grotte. Io voglio i miei rubi. Le rubie. Ragazzi, ormai l'esperienza la fa da padrone. Ah, ma cavolo, ma sai che hai mai superato, cavolo, mai? Cioè, non che servisse molto. Abbiamo gli archi e la freccia. La freccia. Ma la freccia ne prendi una o ne prendi N? Secondo me ne... te le attiva, nel senso che quando comincerai a uccidere un po' di mostri ti daranno salteranno fuori le frecce. Ho capito. Vabbè, ho per capito. Ora non abbiamo avuto la necessità delle frecce. Va bene, va bene. C'è sulla traiettoria, potevi ucciderlo, ma... lo so, ma io c'ho basta, paura. Basta, lasciamo perdere. Ah, ecco, questi, se non ricordo male, perché io... questo Zelda in realtà l'ho giocato pochissimo. Ok. E non so quando. Ho giocato gli altri Zelda, ma sti cavalieri qua si ripetono nei vari capitoli. Sono dei cavalieri che si attivano quando li sfiori. E sono fortissimi, sono dei nemici, ecco. Okay. Ma non tutti, è uno di loro, quindi uno di loro nasconderà un segreto sotto. Ok, ma anche un oggetto? Mi sembra una botola, una scala, prova tipo a palparne uno. Aspetta, prima voglio seccare questi esatto. Schifosi qua che sono sì, perché danno infamissimi, fastidio. Poi tu non li vedi, possono comparirti davanti. Esatto, esatto. Ovviamente ora non verranno più in traiettoria. Con fatina che non ci serve. Vabbè, però mi piaceva la fatina. L'hanno fatta anche attraente, gli sì, sporcaccioni. Senza gonne, senza... Come senza gonne? Sì, quei 3 pixel lì di coscia. Con una bella mini. Sì. Allora, vai, preso. Ok, ora. Prendiamo la rupia. Vediamo un attimo. Palpare uno alla volta. No, di palpare, tipo di toccare. Ah, proprio. Dietro, via. Via, velocissimo. La miseria, ma che non me li ricordavo così veloci. C'è una cosa, non c'è proprio bisogno... Ah, proprio, ma è pazzo però. Cioè. Sì, ma questo si muove totalmente a caso. Questo non sta bene. Ma dici che se lo colpisco col boomerang anche questo anche? Si muove? Anche? Prova. No, non perdere. Adesso magari torno anche ai mostri. No. Ah, no. No, tutti dietro. Fai, immobilizzalo subito, intanto che è lì. Che cavolo. Dai, torna su. Ma non l'avevi immobilizzato. Lo so, ma mi stava massacrando, Locke. Anche... avevo un cuore suo. Facciamo una cosa, tocca... palpa e lascialo scappare, entriamo sotto sulla nella botola. Ma io lo voglio accoppare. Perché ste sfide? Sfide. Allora, quando vedi che ti arriva addosso, lanciali i boomerang. Buono, uccidilo. Boomerang. Ma no, non volevo scendere. Ah, non so che non volevi scendere, ma l'hai fatto. Ah, Dio. C'era anche il ma, com'è possibile? È un glitch. Si è attivato, disattivato. E questo per insegnarti
a seguire le mie indicazioni. No, no, adesso lo uccidiamo, ragazzi. Lo uccidiamo, l'obiettivo è ucciderlo. Ricomincia da zero, ma che palle. Ce la faremo, non ti preoccupare. No, tu non devi temere. Ma perché una vita in meno? Perché parti con tre? Può essere. Ecco, già perso. Però ovviamente. Allora. Ah, Maria. Aspetta un attimo, mi sa che dobbiamo andare... Ah, non è la costa ovest. Sì. Mi ero abituato bene, ero troppo forte. E quindi mi sono l'arroganza, sì, la famosa arroganza di cui parliamo. Mai, esatto, mi ha punito. Io consiglierei, se vuoi seguire il mio stupido consiglio, sì, di usare quel maledetto boomerang, che è utile, che blocca. Sì, peccato che non sono capace di usarlo. Ah, io sono qua a guardare, quindi per me è facile. Mentre sorseggi beatamente il tuo calice di bevanda oscura. Ah, mia, bella fresca. Allora, era di qua che dovevamo andare. Non dai, rutto perché qua. Siamo in diretta. In alcuni popoli è considerato un omaggio. Alla miseria. Al cuoco grande. Grandissimo. Queste sono le cose che ci piacciono. Grande la escort. Ragazzi, wow. Ma vedi, ma lui è bravissimo. Lui prevede. Sì, prevede. Ma me ne azzecca tutto. È una ninfa. Allora, sopra. Ti ricordi che sopra lì c'è il sexy shop? Ma no, ma mi ha preso. Ma non ho parole. Ecco, ma che sti volti. Se ti volo scuro. No, è che proprio sono proprio calibrati per essere proprio degli infami. Infami, esatto. Allora, quando tiri quel il boomerang, magari colpisci e poi tiralo ancora, giusto per riallungare il tempo, giusto di per essere mobilità. Sicuri. Esatto, vai così. Ok, colpisci, boomerang. Tac, okay, tac, no. Tac, 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 tac. La tecnica del rematore. Sì, ragazzi, cioè ci vuole una pazienza infinita. Ma che cacchio, ma il fatto è che sono veramente... È forte, sì. Sì. Sono quelli blu. Sono quelli blu. Senza avere tutti quanti i trucchi. Ah, come? L'avevo paralizzato? Questa è un'ingiustizia, ragazzi. È abbastanza, però la vita è così. Ma potevi colpirlo? Lo so, ma si stava avvicinando l'altro, vedi? Tu hai paura, ragazzo. Tu bisogna, hai troppo paura. Bisogna. Ma non fai in tempo a... Beh, colpiscilo e finiscilo. Non riesco, è Perché ho la sensazione che quando tornano sotto si ricaricano. Ho capito, ma se io li blocco col boomerang dovrebbero morire. Vai. Oh, così mi piace. Proprio di arroganza. Cattiveria, proprio senza pietà. Qua l'arroganza paga. Sì, qua, solo in questa schermata del gioco. Poi per il resto non paga più. Ok, adesso qua lo tocchiamo e fuggiamo. Palpa e scappa e immobilizzo. Oh, ma fa paura. Buono, colpisci e boomerang. Vedi che... Buono, colpisci e poi boomerang ancora. Senza scappare di nuovo. Ma bisogna avere... Ulla! E tra l'altro io sono qui, non sto muovendo un dito. No, basta! Di nuovo! Ma quanti si attivano? Ma perché sei andato ad attivarlo? Io pensavo ce ne fosse lui. No! Via. È velocissimo. È più velocità di poco. No! Ma perché sei andato a prenderlo? E non riuscivo a capire dove andare, mi stava chiudendo in un vicolo cieco. Bene, ragazzi, ci interrompiamo qua. Abbiamo capito che ci sono delle scale nascoste. E è il tempo di fuggire. Ci rivediamo fra poco. Ciao.